37 euro per i nostri italiani e per il paese che ne hanno bisogno, ma per gli altri no. Perché dobbiamo aiutare quella gente lì che abbiamo lavoro neanche in nostri. Siamo a Telgate, nella Bergamasca, il paese che mette al primo posto gli italiani. Qui il sindaco ha proposto di dare i 37 euro destinati agli immigrati ai suoi concittadini. Noi abbiamo tantissime persone che vengono in comune e ci manifestano uno stato di disagio. E tutti mi chiedevano, ma perché a questi profughi clandestini viene garantito 35-37 euro al giorno e noi niente? Così il primo cittadino ha invitato gli abitanti di Telgate in difficoltà a firmare un modulo per chiedere al governo di avere lo stesso contributo che viene riservato agli immigrati. L'iniziativa in paese piace un po' a tutti, perché qui sono tante le persone che hanno bisogno d'aiuto. Ho un figlio disoccupato e non trovo lavoro. Con la mia pensione non riesco a mantenerlo. Essendo da sola, appunto, con due figli, alla fine loro hanno sempre precedenza su tutto. Non dico che loro non devono essere aiutati, però giustamente prima gli italiani, i cittadini che hai, e dopo loro. Ci sono famiglie in difficoltà, 33 euro li danno a chi che ha poco di pensione, poco reddito, sia una cosa giusta. Il sindaco non è nuovo a questo tipo di iniziative. Qualche mese fa aveva firmato la cosiddetta ordinanza anti-ebola per tutelare la salute degli abitanti. E questa dei 37 euro sembra avere successo anche fuori dalla cittadina. Napoli, si sono interessate tantissime città siciliane, calabrese, venete, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, insomma ha suscitato clamore in tutta Italia. Finora hanno già firmato circa 200 persone e sembra che molti altri siano pronti a farlo. E anche il doppio per gli italiani, giustamente, difficoltà ne hanno gli italiani.